Ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia. È giovedì 27 aprile, i quotidiani calabresi, i fatti più importanti della giornata. Iniziamo subito con le prime pagine, l'edizione del quotidiano del Sud. Per quanto riguarda l'apertura, si parla di scuola quest'oggi, e questo è il tema centrale, la scure dei tagli sulla Calabria, insorge il Movimento 5 Stelle. Nuovi criteri di dimensionamento porterebbero ad accorpamenti, alla perdita di 79 autonomie. Ieri alla Camera presentata mozione che chiede un passo indietro al governo no del centrodestra. Andiamo avanti, taglio alto, titolo sotto testata sulla terza rata del PNRR. Fitto rassicura, intanto l'Unione Europea lavora sul patto di stabilità. L'informativa del ministro, a breve una soluzione, far emergere difficoltà e problemi. La tragedia di Cutro ormai quasi a 2 mesi. Il teste nega, poi spiega i ruoli dei pakistani. Ieri altri 40 migranti sbarcati a Crotone, ancora sbarchi della speranza. E qui intanto un frame del video promozionale realizzato su ordine degli scafisti, proprio prima della strage. Crotone, Aria Sin, nuovo studio mette in guardia dai rischi, e poi i temi della sanità, milioni di utenze non pagate alla soluzione per l'azienda ospedaliera unica. Ancora i progetti PNRR alla Calabria, oltre 8 milioni di euro per la diffusione delle pratiche sportive. Poi la storia, la manager calabrese per le Olimpiadi invernali. Proseguiamo con gli echi da Roma. Qui intanto Giuseppe Mangialavori di Forza Italia in foto, medicina estetica, Mangialavori sul sì alla mozione. Reggio Calabria, si parla di fondi europei per l'agricoltura, scoperta frode milionaria. E ancora dalle varie province, iniziando da Catanzaro, parco biodiversità, finanziamento da 1,2 milioni per il bilancio. Reggio Calabria, il Marca fa il botto, oltre 8.600 ingressi nel ponte del 25 aprile. A Vibo Valentia, le vicende delle guardie mediche da accorpare, l'ASP fa marcia indietro. Crotone, invece, per quanto riguarda la politica, lo scatto di Marini mina gli equilibri del centrodestra. Catanzaro, indennità, Covid misera, il caso finisce in tribunale. E ancora l'iniziativa, Alberi di Calabria verso la visita a Tirana. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud. Per quanto riguarda le notizie più importanti della giornata, ci occupiamo subito del giornale Gazzetta, l'edizione di Reggio. Si parla di PNRR, il governo rimodula gli obiettivi tra i nodi da sciogliere, gli asili nido e i trasporti a idrogeno in Calabria. Informativa del ministro Fitto alle Camere, lo sblocco della terza rata nelle prossime ore. Andiamo avanti, tre notizie nel taglio alto, sono titoli sotto testata Reggio, record di presenze, il museo attrae migliaia di turisti, qui il direttore Carmelo Malacrino in foto, e poi Serie B, nessuna sorpresa, nuovo deferimento per gli Amaranto, situazione difficile per la Regina Calcio che rischia un'altra penalità. L'indagine male anche Catanzaro e Crotone, mancano le palestre per gli alunni Reggio, Vibo e Cosenza, si collocano in fondo alla graduatoria nazionale. Poi la fotonotizia di centropagina, e sullo stretto sono a rischio i fondi per la flotta. La Corte dei Conti contesta deficit di programmazione a MIT e RFI. Di spalla, gli occhiali di Reggio e Provincia, iniziando da Palmi, bambino di 10 anni colpito alla testa da un ramo caduto sul Monte Sant'Elia. Il piccolo, che era con la famiglia di Bagnara in un'area attrezzata per il 25 aprile, adesso ricoverato in pediatria al GOM, ma non è fortunatamente ferito grave e non rischia la vita. Gioia Tauro, i pini marittimi di via Giovanni XXIII andavano tagliati. L'assessore all'ambiente Ventini fa chiarezza dopo le polemiche seguite all'intervento di potatura. Ancora per quanto riguarda le altre notizie, l'Inter in finale di Coppa Italia, Juve piegata dal gol di Di Marco, Fiorentina favorita intanto contro la Cremonese. Poi ci sono i dati dell'INPS, pensione alle donne assegni inferiore di circa il 33% rispetto agli uomini. Lasciamo anche Gazzetta del Sud, il nostro portale www.telemia.it, Guardia di Finanza di Reggio Calabria, operazione Gioventù Rurale, fondi europei destinati. Vediamo questa notizia.
destinata ai giovani agricoltori calabresi, due finanziamenti su tre sono risultati irregolari, revocate erogazioni per oltre 1 milione di euro. E ancora, per quanto riguarda la cronaca, si dà fuoco davanti alla moglie, 49enne trasferito in elisoccorso invece a Catanzaro. Tragedia nel Vibonese, 30enne si schianta contro il muro e muore sul colpo. OCM Vino, risorse per oltre 300.000 euro, approvati 41 progetti per ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Gallo, l'assessore, favoriamo competitività, dice, delle aziende e qualità delle produzioni calabresi. Per quanto riguarda naturalmente le altre notizie del nostro portale, i 40 sbarcano a Crotone, migranti soccorsi in mare, ancora sbarchi della speranza nella nostra regione. Iniziamo con gli approfondimenti, i contenuti più importanti con Gazzetta del Sud. Apriamo la prima parte per quanto riguarda le notizie all'interno, prima delle pagine regionali calabresi. Parliamo di PNRR, confermato il no agli stadi. Il ministro Raffaele Fitto ha riferito in Parlamento sul negoziato in corso. Accordo con Bruxelles per superare le criticità e sbloccare la terza rata, si legge nel sottotitolo. Qui intanto il ministro Raffaele Fitto ieri in aula. Asili, nido e idrogeno, tempi dilatati in Calabria. La scadenza temporale del 2026 è una chimera per due progetti molto attesi. E ancora, sorpresa, via dal PD con Borghi, Italia Viva crea il gruppo al Senato. Andiamo avanti, patto dell'Unione Europea, Italia contenta a metà. La riforma, sospese e conti pubblici, è meno restrittiva. La Germania resta critica. Qui intanto vedete debito eccessivo da correggere. Qui in foto anche Paolo Gentiloni. Berlusconi in modo ottimale, quadro clinico ormai stabile. Qui vedete dimissioni dall'ospedale più vicina per l'ex premier Silvio Berlusconi, sempre in miglioramento. Indagini nel Foggiano, spis sospetto, riesumate 16 salme e ancora strage di giovani, 4 morti in un frontale a Bitonto nel Pugliese, le vittime tutte su una vettura, gravi i due ragazzi sull'altro mezzo, la più giovane aveva 16 anni, il più grande 24. Verona, 55enne uccide i genitori a coltellate, l'uomo dopo ore si è consegnato. Sullo sfondo i contrasti per le continue richieste di denaro per la droga. Psichiatra assassinata su fascina muta, il presunto omicidio resta intanto in cella. Gli organi di Barbara salvano due vite, anche quella di un bimbo. Ecco la Barbara Capovani, aggredita a Pisa e morta dopo 2 giorni di agonia. Continuiamo con Gazzetta del Sud e gli altri fatti della giornata, ci occupiamo subito di calcio. L'Inter meritatamente conquista la finale di Coppa Italia, Juventus KO dopo una gara non brillante, la decide Di Marco con un gol nel primo quarto d'ora, i bianconeri mai pericolosi. Nerazzurri si regalano l'atto conclusivo dell'Olimpico, si giocherà il 24 maggio la finale tra una delle squadre che giocherà questa sera. Fiorentina Cremonese, molto favorita la Fiorentina che ha vinto già la gara di andata. Infatti la Fiorentina parte dal 2-0 Cremonese che cerca comunque l'impresa. Scudetto Napoli conto ormai alla rovescia per i partenopei, tifoseria in fermento per festeggiare il terzo titolo della storia. Per quanto riguarda le altre notizie di calcio, Regina arriva un nuovo deferimento, lo anticipavamo nei titoli di apertura, la situazione rimane sempre molto difficile, arriva allo stretto per la squadra Maranto, la procura ha preso in esame i mancati pagamenti da parte del club relativi a gennaio e febbraio del 2023. Nel mirino le ritenute e i contributi INPS, si rischia un'altra penalizzazione, società comunque fiduciosa. Qui l'ex Pepe Bagnato che dice il calo del ritorno è mentale, ma ho fiducia nel lavoro di Inzaghi. L'intervista all'ex Bagnato che parla del momento proprio della squadra Amaranto. La pagina sportiva è molto ricca quest'oggi, si parla anche del Catanzaro che ormai pensa alla Serie B, il lavoro organizzativo del direttore generale Foresti a servizio del Catanzaro anche in B. Tutto il mio impegno, dice, per i ritraguardi che questa piazza merita. E il Crotone, invece, che ormai attende i playoff che potrebbero comunque slittare. Oggi il consiglio direttivo riprendono le sedute. E poi il terremoto nel Messina, si dimette Mister Raciti.
Lasciamo la pagina sportiva, ci occupiamo di pagine regionali Calabria, sempre all'interno di Gazzetta del Sud. Lo dicevamo prima, mancano palestre per gli studenti, Reggio, Vibo e Cosenza le peggiori. Enorme il divario rispetto alle province del nord nello studio condotto da Tutto Scuola. Qui vedete, secondo i dati aggiornati all'anno scolastico 2021-2022, si evince che soltanto 6.737 scuole primarie delle 15.479 censite hanno palestre. Nella classifica, in posizione bassa anche Catanzaro e Crotone, in Calabria solo un alunno su cinque può fare educazione motoria. Intanto il PNR ha previsto per la realizzazione di nuovi impianti negli istituti scolastici l'erogazione di 300 milioni di euro. Proseguiamo, sanità, la legge speciale scade l'8 maggio, proroga decreto Calabria, contatti e mediazioni sull'asse Catanzaro-Roma. Il provvedimento, atteso da Occhiuto, potrebbe comparire all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Qui vedete Iole Fantozzi, Ernesto Esposito, Roberto Occhiuto e Giuseppe Profiti. Andiamo ad occuparci di altre notizie. Oltre 1 milione dalla Cittadella per l'inclusione. L'annuncio dell'assessore Stein per favorire il connubio disabilità sport. Leghista Evan Stein, assessora regionale alle politiche sociali. Fiera di MacroFoot 2023 a Rimini, regione partner istituzionale, in programma dal 3 al 5 maggio. Il governatore annuncia settore fondamentale pronti per salto di qualità, dice il governatore calabrese Occhiuto. Continuiamo la pagina numero 18, le altre notizie della giornata per quanto riguarda le pagine all'interno di Gazzetta in questa prima parte dell'appuntamento di questo giovedì 27 di aprile. Malore fatale, psicologo Cosentino Mora d'Aversa. Gabriele Greco, di 29 anni, ha accusato un forte mal di testa durante una festa con amici, espirato prima di arrivare in ospedale. Il ricordo intanto dell'associazione dove lavorava, Principe Educato e onesto. Qui vedete Gabriele Greco, psicologo di Cosenza, aveva 29 anni. Fondi europei destinati ai giovani agricoltori irregolari, 13 casi su 20. I controlli della Guardia di Finanza a Reggio. Segnalazioni alla Regione per procedere con il recupero di oltre 1 milione di euro. La tragedia, quella di Steccato di Cutro, vedete i resti del barcone e ancora presunto scafista, sì all'estradizione e tra gli accusati del disastro di Cutro. La novità durante l'incidente probatorio in corso a Crotone, l'uomo arrestato in Austria. La procedura dovrà essere perfezionata nei prossimi 10 giorni. Altri tre superstiti hanno ricostruito il drammatico naufragio, a distanza ormai quasi di 2 mesi. La Guardia di Finanza ha fermato 3 egiziani, sono ritenuti responsabili dell'arrivo del barcone. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso di pagina 19, Gagliostro, 100.000 euro in lingotti d'oro in cambio di una valigetta di carta e caffè. Una delle presunte truffe del Vibonese, Vavalà, coinvolto nell'operazione della DDA di Torino. L'uomo di Maierato faceva leva sull'appartenenza a famiglie calabresi. Il 67enne, in base alle ipotesi accusatorie, portava avanti le trattative a volte in autonomia. Tropea, scoglio dell'isola da mettere in sicurezza, rocciatori in azione. Ieri il sindaco a confronto con la regione. Eseguito un altro sopralluogo mentre si valutano i primi interventi di stabilizzazione. Qui intanto il costone, l'indagine dei rocciatori per valutare il rischio crolli. A Pizzo, ricognizione del patrimonio, scatta l'affidamento, conto da 30.000 euro per l'inventario già fatto che andrebbe solo aggiornato. L'attività svolta dalla Giunta, Callipo 22.000 euro e in seguito dai commissari gratis. A Nicotera il diritto alla salute chiama e Nicotera risponde, coro di proteste tutti in campo, da Fratelli d'Italia ai sodalizi che chiedono risposte, oggi assemblea comprensoriale promossa da Difesa Diritti del Territorio. I cittadini esasperati invocano servizi, il territorio ormai si sente abbandonato. Proseguiamo con i temi di Gazzetta, adesso la pagina di Reggio per continuare la nostra diretta. Navi sullo stretto, dubbi sui fondi PNRR. La Corte dei Conti rileva un deficit di programmazione da parte di MIT ed RFI e la variabile ponte scompagina ulteriormente i piani. Nel sottotitolo si legge i giudici definire tempestivamente le linee strategiche per usare il budget nel modo più efficace. In ballo l'ibridizzazione dei traghetti e l'acquisto di nuovi mezzo il fuel per i collegamenti veloci. Qui intanto inaugurata a marzo 2022 la nuova nave traghetto
Iginia in servizio sullo stretto e di proprietà di Rete Ferroviaria Italia. La Guille, non possiamo permetterci di perdere un euro. Il sindacato pronto alla mobilitazione, si appella alla politica, si interfacci col ministro. Sarebbe un fallimento trasversale agli schieramenti sul collegamento stabile. Università per stranieri, scocca l'ora delle dimissioni. Oggi si riunirà il Consiglio di amministrazione per la presa d'atto del passo indiretto del rettore e dei prorettori sfiduciati dal corpo docente. Tre punti all'ordine del giorno decisivi per il presente e il futuro dell'Ateneo. Non è certo che oggi il Consiglio di amministrazione nominerà il nuovo direttore della Dante. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la pagina di Reggio, la numero 21, organici all'osso, l'ASP accelera per arruolare medici, le attività messe in campo, anche il personale amministrativo risulta inadeguato alle necessità. Ci sono circa 500 assunzioni da espletare all'interno delle strutture dell'azienda sanitaria. Cattura dei randagi. Dopo anni l'ASP attiva il servizio per 12 mesi, affidato il bando ad un raggruppamento di imprese. Resta ancora il problema delle strutture che dovranno ospitare i cani. A giorni l'assemblea dei sindaci chiamata a individuare siti adeguati. La città metropolitana nel 2020 aveva scritto un piano in cui emergevano ritardi e inadempienze. Nell'approfondimento, la presenza di psicologi è insufficiente, la carenza degli organici delle strutture pubbliche denunciata dall'Ordine. La Regione attinga tutte le graduatorie disponibili per colmare i posti vuoti e garantire i servizi. Andiamo ad occuparci ancora di temi che riguardano Gazzetta del Sud, subito dalla Tirrenica, Villa San Giovanni, poi temi anche della Ionica con Reggio e Provincia. Evidenza pubblica per la concessione del molo sottoflutto a Villa San Giovanni, atto di indirizzo della Giunta per due lotti destinati al rimessaggio delle imbarcazioni da riporto. L'affidamento per finalità turistico-ricreative riguarda la stagione balneare 2023. E qui vedete i due lotti del molo sottoflutto in concessione. A Bagnara, centro donne antiviolenza, lavori ripartiti dopo due anni. Il bene confiscato sarà consegnato a gennaio 2024. Qui il bene confiscato alla mafia, destinato al centro per le donne vittime di violenza. E ancora Villa Le Brevi, raccolta sangue Avis all'Istituto Alberghiero a Cittanova, concluso il corso per l'idoneità in micologia. Andiamo avanti con Seminara, concerto dell'Orchestra Mammoliti il 25 aprile, quello appena trascorso, nella chiesa di San Marco Evangelista a Seminara, l'esibizione del complesso giovanile di fiati diretta dal maestro Bruno Zema. Consiglio comunale a Campo Calabro, si ritorna subito in aula per approvare il rendiconto. E ancora a Bagnara, caro professore, i regini scrivono a Italo Falcomatà, il libro scritto dal figlio Giuseppe, presentato nell'aula consigliare. Qui un momento della presentazione con Roberta Macri e Giuseppe Falcomatà, il sindaco sospeso di Reggio. Continuiamo con i temi della Tirrenica, dalla Piana Taurianova, oggi sospesa l'erogazione dell'acqua a Radicena. Invece a Palmi un ramo si stacca dall'albero, ferito un bimbo di 10 anni, nella zona del Monte Sant'Elia, affollata per il 25 aprile. Qui vedete l'area attrezzata sul Monte Sant'Elia, dove è rimasto ferito un bambino di 10 anni. Il piccolo originario di Bagnara, portato alle gomme dove è stato ricoverato. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi, anche se si è preferito ricoverare a Reggio anziché che a Polistena. Palmi, relazioni interpersonali, un difficile equilibrio presentato da Kivanis e Rotari, fili ininterrotti di Anna Maria Deodato. Da domani a 5 frondi, 40 team pulcini nella Baby Champions. Il torneo si disputerà al comunale Corrado Cimino fino al prossimo 1° di maggio, qui la struttura sportiva. Antigone, il sogno della farfalla, domani alla Casa della Cultura, Palmi, scena la produzione Officina York Arti, il testo dell'autrice regista messinese Donatella Venture e tratto da Maria Zimbrano. Continuiamo, proseguiamo con Gazzetta. In questa parte finale di prima parte, a proposito ancora di Tirrenica e di Piana, taglio degli alberi, il comune fa chiarezza. Gioia Tauro, l'assessore Ventini taglia corto sulle polemiche per l'abbattimento dei pini marittimi in via Giovanni XXIII. Decisa la sostituzione dopo
che l'agronomo ha rilevato la pericolosità delle radici. Come vedete in piazza Mazzagatti, dopo il taglio dei pini si procederà a un intervento anche di riqualificazione. E in piazza Mazzagatti seguirà la riqualificazione, come dicevamo, anche qui la potatura dei pini marittimi, impianti di videosorveglianza per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Gioia Tauro, votazioni MCT, i sindacati replicano all'Orsa la denuncia sulla composizione della commissione elettorale. Nessun rappresentante o tesserato ha avanzato richiesta di partecipare. San Ferdinando, pulizia straordinaria di parte della spiaggia, l'intervento è stato affidato alla ditta Palmese Crasis per 6 milioni di euro. A Rosarno affidata la messa in sicurezza invece delle strade con 120.000 euro di fondi ministeriali per i comuni sciolti per mafia. Aggiudicati la manutenzione e il rifacimento dell'asfalto in alcune vie del centro. Qui è detto un intervento di manutenzione degli operatori comunali. Siamo già a quelle che sono le notizie della Ionica, iniziamo con l'area grecanica. A Melito, fine settimana dedicato alla Madonna di Porto Salvo. Pronti gli appuntamenti religiosi per celebrare la Santa Patrona. Si parte domani da Pente d'Attilo. La messa di domenica alle 11 sarà presieduta dall'arcivescovo Morrone. Il sindaco di Melito Orlando per la processione del 29 aprile adotterà un'apposita ordinanza per indicare anche il tracciato. E qui vedete il quadro nel santuario di Melito della Madonna di Porto Salvo. Montebello, la piazzetta intitolata Pizzichemi, abbandonata al totale degrado. Erbaccio ovunque e la fontana non zampilla da tempo. I cittadini si chiedono il perché di questa incuria e reclamano un urgente intervento di riqualificazione. Vedete lo stato di abbandono qui per quanto riguarda la piazzetta intitolata Pizzichemi. A Bovalino, a Griffi, il premio letterario La Cava, il riconoscimento per il romanzo Ferrovie del Messico. Continuiamo con Locri, toponomastica Lampi interviene in via Gramsci. La sezione di Locri ha integrato le informazioni sul politico, filosofo e giornalista. La preside Panetta ringrazia il presidente del civico consesso Maio. E sempre a Locri, al Mazzini, si discute invece dell'universo giovani. Continuiamo le altre notizie che arrivano dalla Ionica per quanto riguarda Gazzetta del Sud, ci occupiamo di amministrative. Nel programma si punta forte sulle energie rinnovabili, tutti per Locri con Fontana Sindaco, una delle soluzioni indicate dalla lista e l'adesione alla convenzione con Enel Sole. Il primo impianto fotovoltaico pilota sarà realizzato sulla copertura della tribuna dello stadio Macri. E ancora in viaggio tra i candidati le idee e i progetti di Lombardo e Bartone, l'amore per la comunità e il territorio resta un comune denominatore. Qui vedete Anna Maria Lombardo candidata con Passafara, Aurora Bartone candidata invece con Sainato. Gazzetta per par condicio dà spazio a tutti i candidati, a tre le liste. Intanto ad Africo, via al restyling stradale su progetto dell'amministrazione Modaffari. Fondi dalla Metro City ma anche dalla Regione per la nuova caserma dei Carabinieri. Qui un momento dei lavori di bitumazione per quanto riguarda questo restyling stradale in quel di Africa. A Caologna le sfide dell'impresa sociale, l'incontro dei Lions Club dell'area, lo sviluppo del territorio che guarda ai giovani e alle nuove aziende. Qui l'auditorium di Caologna, i protagonisti del dibattito. Proseguiamo per quanto riguarda Roccella Ionica, la parte finale di questa prima parte con le pagine della Ionica di Gazzetta. Ha fatto tappa nella cittadina il lungo giro di bici del presidente della Fintred, il consigliere Cartolano. Faremo di certo tesoro dei suggerimenti di Iacovella. Roccella dunque il tour pro donazione. L'iniziativa ancora a Roccella, orchidee spontanee, un tesoro da scoprire. Da oggi il 28° raduno nazionale del GIROS, gruppo italiano di ricerca. La festa del libro abbraccia anche quella del 25 aprile, tre giornate nel centro storico di Caologna, dibattiti e proiezioni tra cultura e resistenza. E qui la festa del libro, un momento del tre giorni a Caologna con gli amministratori. Qui in foto. Siderno, autonomia differenziata, convegno del Comune, le brevi, sempre Siderno si presenta a tu per tu con la scienza. Domani nell'Aula Magna dell'Istituto Marconi sarà presentato il libro, infatti, a tu per tu con la scienza, ritratti e testimonianze del nostro tempo, del giornalista Francesco Kostner.
Da Stilo alla conquista del successo, musica, giovani talenti emergono a Brescia, un gruppo di emigrati entra a far parte di un'orchestra di fiati. Differenziata e buone pratiche, Siderno, serie di incontri a tema ambientale. Il comune sensibilizza sull'importanza di una corretta raccolta rifiuti. Il calendario di incontri concordati nelle scuole, predisposto insieme alla Muraca SRL. Vediamo se ci sono altre notizie che riguardano la Ionica, no? Abbiamo così completato la prima parte di Rassegna Stampa con Gazzetta del Sud, che va così in archivio. Seconda parte dedicata al quotidiano per questa edizione del 27 di aprile. Subito all'interno, in sintesi, le notizie più importanti per quanto riguarda il PNRR. Vediamo a breve soluzione sulla terza rata, l'informativa del ministro Fitto. In Senato alcuni obiettivi da rimodulare. Qui vedete il ministro Fitto durante l'informativa in Senato proprio sul PNRR. E poi il caso Borghi dal PD in Italia Viva, Renzi presto altri arrivi. E poi il bollettino medico di Berlusconi è stabile, ripresa convincente per il leader di Forza Italia. E ancora ci occupiamo di politica, patto di stabilità, le nuove regole dell'Unione Europea sui conti pubblici, il rientro del debito sarà concordato con gli Stati membri in piani quadriennali. Qui intanto Paolo Gentiloni, che in passato ha guidato anche il governo, un indicatore soltanto la spesa pubblica netta. Focus, un approfondimento, l'Italia rischia una correzione da 14-15 miliardi l'anno, il punto del vicepresidente esecutivo. E ancora a gennaio 422.000 occupati in più, lavori indeterminati in crescita, crollano le uscite pensionistiche con opzione donna. Andiamo avanti sempre con il quotidiano, le altre notizie che riguardano questa volta il Vaticano. Per quanto riguarda l'edizione di oggi del quotidiano, riapriamo l'edizione del 27 di aprile, come dicevamo dal Vaticano. Sempre all'interno del quotidiano di oggi, le donne potrebbero votare al Sinodo dei Vescovi. Vediamo questa notizia che domina a pagina 5. Il Papa continua a rivoluzionare, continua la rivoluzione rosa della Chiesa. Le novità introdotte per quanto riguarda l'Assemblea Generale. Poi il caso processo sulla trattativa Stato-mafia, attesa la sentenza della Cassazione, chiesto l'appello bis per gli ex rossi. Qui intanto Papa Francesco in foto. Verona, coniugi uccisi, arrestato il figlio per un duplice omicidio. Arriva Barbie con sindrome di Down per un mondo più accogliente e inclusivo. Continuiamo, ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie, sport, fondi, PNR, qui progetti finanziati per quanto riguarda i temi. All'interno della Calabria oltre 8 milioni di euro per la diffusione delle pratiche sportive. Intanto una foto di bambini in un campo di calcio, disabilità e pratica sportiva dalla regione, oltre 1 milione, qui l'assessore Stein, l'intervista, io da Catanzaro a manager per Milano Cortina 2026, Anna, vedete Cozzolino in foto. La scure dei tagli penalizza la Calabria, insorge il Movimento 5 Stelle, mozione alla Camera per correggere il dimensionamento, la maggioranza dice no. Orrico, così si finisce per aumentare i divari, e ancora un'aula scolastica qui in foto. E poi la posizione della Calabria alla risoluzione del Consiglio regionale, che ha chiesto alla Giunta un intervento. Sindacato, una commissione itinerante che visiti e ascolti gli istituti. La proposta è stata lanciata da Biondo della Guille alla Regione. Andiamo avanti, ci occupiamo delle altre notizie, la strage di Cutro a distanza ormai di quasi 2 mesi. Vediamo quali sono le notizie che arrivano naturalmente dal Crotonese. Serrata udienza nell'ambito dell'incidente probatorio. Teste, prima nega, poi spiega i ruoli dei pakistani. Nel video si fa il nome di un trafficante, approvata l'estradizione per il capitano. E intanto sbarchi che proseguono senza sosta, 40 migranti intercettati al largo e soccorsi a Crotone. Poi memoria, albero al cimitero di Crotone per le vittime del naufragio. Qui la cerimonia al cimitero di Crotone, momento di riflessione promosso da Italia Nostra e dal Comune. Proseguiamo le pagine regionali. Calabria, OMG, U, accordo sulle bollette, l'accordo per compensare 15 anni di utenze non pagate all'Ateneo. I dubbi sui crediti, la battaglia tra decreti ingiuntivi e denunce alla Corte dei Conti.
E poi chi da Roma medicina estetica non possiamo lasciare senza regole questo settore. Qui il deputato Mangialavori che afferma avrei firmato anche se fosse stato all'opposizione. Lo dice Mangialavori in questa nota. E ancora cure palliative e nuova azienda d'Olbecco, CISL Medici, contraddizioni e incoerenze. Nella rete formativa privilegiata Cosenza invece del Pugliese. Per quanto riguarda le pagine regionali Calabria, andiamo direttamente ad occuparci ancora di temi che arrivano dall'area Sin Crotone. Nuovo studio mette in guardia dai rischi l'allarme per il contatto tra inquinanti e ambiente circostante. I fisici Unical e l'Arpacal hanno condotto la prima valutazione ecotossicologica. Qui vedete l'aria dell'ex Pertusola a Crotone. E poi la manifestazione MacFruit 2023, la regione sarà protagonista a Rimini. Balneari, Rapani, mappatura delle coste italiane per mettersi in regola con la direttiva dell'Unione Europea. Interviene sul tema delle concessioni il senatore calabrese di Fratelli d'Italia. A Crotone, Arberia di Calabria verso l'appuntamento di Tirana. Il commissario dell'Istituto Arberesche Madeo rivela i dettagli dell'evento. E qui l'incontro con il commissario Madeo in foto. Reggio Calabria, fondi dell'Unione Europea, scoperto la maxi frode, la cronaca in primo piano, l'operazione Gioventù Rurale condotta dalla Guardia di Finanza. Irregolari 2 finanziamenti su 3 ai giovani agricoltori, revocato oltre 1 milione di euro. Qui vedete l'operazione Gioventù Rurale condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Vibo, rinascita per la giudiziaria, botta e risposta difesa di DA, la questione dell'acquisizione della documentazione integrativa dell'accusa. Il Tribunale Collegiale deciderà sul punto all'udienza del prossimo 3 di maggio. Qui intanto l'aula bunker di Lamezia. Catanzaro, misera indennità Covid, si va in tribunale. Le ostetriche dell'ospedale Pugliese annunciano iniziative legali. Azienda diffidata a ricalcolare le somme. Continuiamo, parte finale per quanto riguarda le pagine del Quotidiano del Sud, tra poco i temi che riguardano il comprensorio. Nel frattempo le varie province, iniziando da Catanzaro, il fatto, nuovo look e rilancio per il parco. I progetti presentati dal presidente onorario della struttura Michele Traversa. Finanziamento da 1,2 milioni di euro, lanciata l'idea di un multipiano da 700 posti. E ancora al parco i volontari del Lunch ritrovano portafogli. La polemica, la guerra sulla cura del verde nella città giungla, botta e risposta tra i consiglieri Veraldi, Donato Parisi e l'assessore Casali Nuovo. Facciamo la pagina di Catanzaro, apriamo quella che riguarda Lamezia, il progetto, parliamo di porto turistico, diversi rilievi mossi. A luglio scorso il dirigente del comune ha evidenziato criticità. Non si evince la presenza della dotazione minima dei servizi legati a 440 posti barca. E qui vedete nella foto l'area del progetto a Lamezia Terme. Ancora politica, l'autonomia frantuma l'unità del paese. Iniziativa San Mango d'Aquino con la deputata Orrico che appare in questa foto. E poi tra le pagine l'abbazia di Sant'Ofemia e il suo territorio. Comune, un concorso di idee per le piazze. E quanto chiede la consigliera comunale Rosi Rubino in una mozione. Mozione rivolta al sindaco Paolo Mascaro, che è il primo cittadino di Lamezia, per interventi di riqualificazione, migliorare l'arredo e il decoro urbano. Andiamo avanti, lasciamo la pagina che riguardava naturalmente Lamezia e apriamo quella di Reggio, parliamo di cultura. Il museo archeologico fa il pieno, fa il botto, questo riferito anche alla giornata del 25 di aprile. E ancora numeri senza precedenti per quanto riguarda il ponte del 25 aprile, 8.601 ingressi al museo. Il direttore Gongola, vasta e variegata presenza dei turisti sia italiani che stranieri. Qui intanto in foto Carmelo Malacrino e una brocca decorata in mostra in piazza Orsi. Ancora al Pala Crupi, artisti calabresi in mostra nella collettiva curata da Pasquale Fameli. Il maggio dei libri 2023, le antiche fiere di Reggio in biblioteca 50 anni dopo. Proseguiamo con quelle che sono le altre notizie importanti della giornata, festa della liberazione del 25 di aprile, se ne occupa ancora
il quotidiano nelle pagine di Reggio, la guerra negli occhi degli studenti proclamati vincitori del concorso per le scuole secondarie, scelti tra i lavori realizzati da due classi del liceo artistico Preti Frangipane. Qui le celebrazioni del 25 aprile alla Villa Comunale. E ancora, Unione Europea apre lo sportello metropolitano Erasmus, giovani imprenditori, opportunità per scambi aziendali in altri paesi. Continuiamo per quanto riguarda ancora le notizie del quotidiano, le pagine della provincia. Andiamo direttamente a Polistena, il tribunale dà ragione alla CGIL. Integrazione delle ore LSULPU, sentenza favorevole a una lavoratrice. Contestata la redistribuzione delle risorse da parte del comune, a giugno altri verdetti. Caolonia, una liberazione tra libri, cinema e il contributo calabrese della Resistenza, l'iniziativa per il 25 aprile dell'Ampi metropolitana. Qui un momento dell'iniziativa. A Monasterace, intitolare una via del paese all'ex sindaco Giuseppe Diano, proposta dell'ex consigliere Carnuccio, fu in carica dal 1953 al 1975. E qui l'ex sindaco di Monasterace, Giuseppe Diano. Locri, tavola rotonda su soggettività giovanile e società, stamane al liceo Mazzini. Continuiamo con Bruzzano Zeffirio, su Rocca Armenia una bandiera in memoria del genocidio del 1915, la commemorazione delle sofferenze di un popolo. A fianco Polistena, intesa tra Renda e Cuochi Regini per l'alta formazione per dei due nuovi corsi. E a Camini una targa ricordo in onore del soldato Giuseppe Violi, morto nel lager di Grossfullen, qui in foto. E poi 5 fronde, Baby Champions, torna il torneo per i più piccoli, si inizia domani a Monasterace. Trofei per quanto riguarda il volley, titolo regionale Under 16 e 14. Vediamo se ci sono altre notizie. La pagina di Vibo, si parla di guardie mediche. C'è una marcia indietro, dunque il management revoca la delibera che accorpava alcune postazioni. La decisione dopo le proteste e il 2 maggio è convocata intanto la conferenza dei sindaci. Qui intanto Giuseppe Giuliano, leso il diritto dei cittadini a curarsi. Sempre nella stessa pagina, l'intervento dell'ASP, Galletta lascia la direzione sanitaria, prestigioso incarico a Roma, presso il Policlinico Umberto I, e Matteo Galletta in foto. Completiamo con Rinascita Scott, con la giudiziaria è stato violato il diritto di difesa. L'avvocato Diddi sulla richiesta di acquisizione dei nuovi atti della DDA. La replica del PM Frustraci, ulteriore garanzia per le difese e gli imputati. E poi a Vibo Marina, Francesco, un destino tragico e ingiusto, la 24enne accomunata dallo stesso nefasto fatto che ha colpito i suoi familiari. La comunità è ancora sotto shock per la scomparsa della giovane e ha partecipato in massa ai suoi funerali. E poi la segnalazione quando la storia viene deturpata dai rifiuti, sporcizia a gogò nella centrale Galleria Vecchio, vedete qui la sporcizia dentro la Galleria Vecchio in quel di Vibo. Abbiamo completato, la finale sarà tra Inter e una tra Fiorentina e Cremonese, questo per quanto riguarda la Coppa Italia. La Juventus va KO, perde 1-0 dopo 15 minuti ha realizzato Di Marco. Regina si attende ancora un deferimento con possibile altra penalizzazione per la squadra Amaranto, situazione sempre più difficile per la squadra dello Stretto. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava i quotidiani calabresi di oggi. 13:30 il nostro TG News con tutti i fatti più importanti della giornata per quella che è la nostra prima edizione del primo pomeriggio. Grazie per aver seguito il nostro canale per l'edicola digitale che tornerà puntualmente domani. A tutti voi una buona giornata. Arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.
Questo programma è presentato da...